Ci mandi se trovi il cartone da qui? Ma tu a c'è misa, c'è pure il cavallo! Ma non vuoi vedere! Beh no, per la bottiglia con l'olio ci si va con l'olio lì! Che genere che lo faccio vuole! Che cosa conza! Dove c'è? Ma spaccato pure c'è calam! Ora c'è il mosso fuoco! Ma stai non pronti per mettere la verdura? Buonasera! Vado a dare un po' che fa sola! Ma perché non la scacciata? Grazie! E tu cavolo! Un poco di blu la dopo, no? Perfetto! Grazie assai! Buonasera! Arrivederci! Serafina, perché? Non sapevo sia. E io che a quella chiamavo? Chiamavo Allona, quindi vuol dire, ed è chiaro, con chiamava zia, ma chiamava tua madre. Lo sapete che è? A mamma, che fare a mano a mia? E che si dice di no? Dimmi, che fare sono? Che sto a fare di alta banca? C'è a dire a tua madre che quando suo marito e suo pacione la chiama,
Ave essere subito qua e ave lasciare perdere la qualsiasi, eh? Se no ci scippo mezzo topo. Avanti, masci! Come voleva ossia. Buongiorno, Marciastino, che stai dire? A che stava a dire? A combattiamo con queste femmine cretine, con capisci in un occipite. Ah, quando era bello il paese del continente, in Piemonte. Per esempio, Bustarsizio, in Venezia, che già capiscino fino a come vola la mosca. Ah, se ha sapito vent'anni in arria, mi avesse arrestato soldato, solo solo, per combattere con questo armale selvaggio, botta di sale. Caro Mastro Agostino, tutto mondo è paese. Ma careggiacci sui cretini! Certo, certo, ma non di sta specie, ma non fame! Chisto non capisce una sibbala! Che fu? Che ti pigliaro? Casuni! E all'estero ti caio a me ne scangapo fuoco e un pozzo perdere via! O vedi? O state vedendo come si votano star male di Gibbia? Col proprio marito! Sono peggio di scecchi di pantelleria! Mi dicesse una cosa, signora! Ci ho mentito l'uoglio stamattina in questa lampa? Certo che ci ho messo. Ci ne misi 3 soldi, più di mezzo quarto. E poi non ha domani? Tanto. Che? O solito, non ce n'è più, eh? Natalia qua, asciutto come l'uoso. Io dentro a suo cortiglio a dare l'esempio che se l'hanno a ricordare più uomini a secola secolorum. Che successi, papà? Niente, ciase tu, ciase tenne, va? Ma perché che male faccio? Senza rispondere, ciase! Cammina figlia, ciase che ci pigliamo a tuo padre. Mi saluto, Mastro Agostino, come ne chiedi a studiare? Ma io non voglio conoscere questo mascalzone. Udisse o faccio, di sto cortile a dare l'esempio che se l'hanno a ricordare fino a quando campano. Gente senza coscienza e senza religione, uomini e femmine. Ogni giorno, signori miei, verso mezzogiorno, quando un professionista si va a fare la pennichella per far riposare l'ossa delle membre stanche, ogni giorno arriva un devoto e sta roba l'olio della lampa. Ma scarzone, o santo, signori miei, un santo miracoloso che in Sicilia non ce n'è un altro. Sa roba l'olio santo. O giorno da sua vigilia farà botte. Ma io ci voglio dire a questi vicinienti che ci stai preparando un bello piatto di dolci. E come dice il proverbio, parlo qua soggera per sentirla nora. Parlo qua quei cavoricchi per sentirlo e non vuole sentire. E parlo in generale. Parlo per tutti quelli che hanno ricchi per sentire e fanno ricchi di mercante. Buongiorno. Buongiorno, capito cosa arrabbiate stamattina da parete? Facete stato facendo uno spettacolo. Concordate stamattina, che vi fecero? Niente, cari nobili e carissime signore. Stava parlando fra me e me. E parlava in generale. E dicia che una volta c'era un turco. Di chi ne qua faccio niura? Che ci faceva pane con l'olio. Siccome era scarso di soldi, che faceva questo? C'era una bella cona da Madonna, con una bella lampa china d'olio sempre. Ora questo che fece? Se menti a grazie tutto il setto io da davanti, faceva finta di pregare, tagliava pane a fede, ammogliava, bagnare pane, Madonna, ammo. E bagnando si asciugava tutto l'olio. Sì, signore! E questo succedeva ogni giorno. La mattina, però, il patrone della cona, con permesso della Madonna, piglia un pepe spiezzo macinato e ho messo in già l'olio dalla lampa. Venne il turco. Bagna pane, Madonna. Ci ha diventato musso come un culo da scimmia. Ora, in questo cortiglio, una cosa è certa, che c'è o qualche turco o qualche turca che si arroba l'olio da colla di San Giovannuzzo decollato. E io domani, col consenso di lui, ci mento per spiezio. E domani qualche turco o qualche turca
aggiorna comusso come una bifara. No, ma Agostino, ma che dicete? Qua a Turchi, per saperlo, non ce n'è. Brava! E scusazio non pipita, accusazio manifesto. Visto e considerato che state sentendo, vuol dire che avete accusato le paglia. Ossia, un carbone bagnato. Avesse a venire una papola nessa lingua, a così non parlate più. E accusa di paglia la vita ossia, che siete normale di vosco. Insomma, se fosse tu, vuol dire che fu' idda. Di caldo scappa. Oh, con cui state parlando? L'ofaro è tragediatore. A mia tragediatore! A voi sì, che ci punto fatto di letturco. Io dico che vado a pigliare una botta di corpi che avete a ricordare mentre che si vede. Oh, fimmelo di diavolo, e ti vieni perché ho finito a schifio, eh? Oggi l'ofaro! Sti fimmelo disgraziate. Chi è sta vociria? Ma sempre con tutti là! E la salire gente! Senti cabino spicciolaglia! Sta sentendo perché mica cuttia ma piglio! Papà, ma che state facendo? E tu sta se vedemma per te con l'amica! Ma Frausino, basta ora! Calmatevi! Sempre fimme ne sono! Sì, ma hanno la lingua lunga! E io ci taglio a tutti voi! Ah! E lei con una cosa del genere sa piglia a ridere? Con un oltraggio simile si vende a ridere, eh? Ma lei lo sa per chi so che? Questo è cosa d'omicidi e siamo venuti a sparare con un revolver o a scopetta a due canne per mezz'ora che va a finisce che io inizio in libertà provvisoria. E con questo pensiero che tenete fuori vado a poliziare le vostre sporchezze individuali. Gente vile e miserabile! Non ti naduni che sei ridicolo! A diventasti lo zimbello di sto cortile! Oh, ciao la malefica! Può finire in mia zia Manomia? Sta sedendo! Papà, che stai facendo? Sta sedendo e vedendo tu! No, ma sta sedendo! No, che c'è? È mia figlia, caro signore! E ci ha insegnato il rispetto e l'educazione! Sì, ma no, quei corpi! Vostri nomi civili, Civili come i muli! Si persuade Don Giccino! Si sta capacitando lei! E poi dici che un lavoratore onesto, un professionista, non va a perdere la libertà? Oh, San Giovannuzzo decollato! Buono, Mastro Agostino, basta! Qua per più sole con la minestra! Io me ne traso, buonasera! Carmo sogno! Carmo sogno! Sogno carmissimo, egregio signore! Buonasera! Sarafina! Sarafina! Pulito, papà. Va pigliare la stagnata con lui, va, lì. Se siete un santo più di vero e un zedernuco più comparsa, San Giovannuzzo, due miracolo ma da fare. Buonasera, Mastro Agostino, come siamo? Oh, caro Mastro Lazio, bene, non c'è male, e possia. Ma come è picciuto? Che dice un santo, non ha fatto più un miracolo? Che fa scherzate? Tanto per sapillo, sta tanticchia di cosa, che pare conserve. Fa miracolo che manco i miei santi che sono in San Pietro da Roma. Sa va a figurare che viene per raccomandare se niente, sta tanticchia di cosa, perfino andare a banno male. Ci credo, Mastro Agostino, che ne hai sentito parlare. Su cosa non ci credere? Dall'asse due, come vedete, un solo miracolo mi ha voluto fare. Farci cadere la lingua a mia moglie. Ma io prego sempre, e tempo passa, ma prima o poi questo miracolo mi fa. Ah, San Giovannuzzo. Ma c'è stato sciarra? A buon'ora, facciti pace. Ma chiamo io con Marilona. Caro amico, forse lo conosco proprio antico. Tra moglie e marito, un ci mettere manco il tuo mignolo. Se facesse fatta sua. Ragione avete, ma so sì, ma da scusare. Buonasera, donna Sara Fenete, come siete? Buona, grazie. Venite qua, papà. Diceteci la Maria un bacio rosso che vi protegge. Ecco, portala dentro. Buonasera. Buonasera. E ora ne andiamo a travagliare. E quando mangiati? Un bacio. Perché? Questa lingua
Tra se te ne dentro. Ma perché ha già stata così la vostra figlia, non ci intende? È tanto premurosa. Amico mio, allora che supervizio l'avete? Ci voglio ricordare un altro proverbio, e se la va a ricordare però. Tra padre e figlia, un gimindere a maniglia. Ma da scusare. Sto disponendo. Buonasera. Sarà fine, all'inizio da scopare e poi ci siamo dentro, eh? Buonasera, donna Sarafinetta. Di nuovo, tante salute. Buonasera, salute, buonasera, buonasera. Ma Razzo, lo decissimo sette volte. La donna è mobili, qual piume al vento, muta d'argento e di pensiero, e me ne misero. Che è? Mi facete un piacere. Sei di mia facoltà? Mi dicesse? In vostra facoltà. E allora parlasse. Un piacere fosse di chiedere di non cantare. Ma perché sto a no? Siete intonato come una ciancianedda. Ma quando cantate io non posso fare niente. E io asciugo la sai. Ah, a mezza parola. Lei sarà servito. Favorito, grazie. Sciori, sciori, sciori di tutto l'anno. L'amore cammina stitti lo torno. Sciori, sciori, sciori di tutto l'anno. Ebbene, meglio. Un artista di canto c'è. Donna Zenna! Come chiama? Io sogno, donna Zenna. Mi facete il favore di non cantare. Siccome a studiare e quando mi disturbate. Stai poliziano c'è porta. E fa cavolo, cantando mi conforto. A buono, donna Zenna. Vi mando una valata di ghiaccio abbastanza come comportata così. A chi c'entra? A mia mi va sta mezza parola. Sta valata di ghiaccio la tamannare a quei cavi quadanate. Va bene, non canto ciò. Vi ringrazio assai. Buonasera, ma c'è così, come siamo? Buonasera, Zappettina, buono, e ossia come siamo? Ma non potevamo lamentare, siamo camminando. Ma come mai si trova in queste zone? Per portare un piede partito. Di destra o di sinistra? Ma che destra e sinistra? Partito di matrimonio. Partito di matrimonio? E lui sa che sono maritato. Facete morire a mia moglie e poi magari ne parliamo. Che smorfioso. Ah, e chi è per voi? È per vostra figlia. Per mia figlia? E a questo pazzo? Pazzo, è un piede picciotto, e voi lo conoscete. Orazio Lambionaro. Orazio Lambionaro? Ah, poco fa, con me era già. Ma osaccio, come disse? Per non si spiegare lo stesso. A casa Bregogna, a che sapete che è delicato? Una palumma. Non potete trovare di meglio, lo dico io. Busca un'ora e mezza come Lambionaro. E poi di mattina travaglia come un tagliatore di pietra, si busca anche un'ora e mezza. È onesto, è affezionato come posso dire. È un piede picciotto. Sì, signore, fatta. Ma consentite allora? Acconsento. Ma tanto per capire, né? Un picciotto sape che a mia figlia dote un nave. Usape, non ci interessa niente. Ma capiamo le buone, eh? No, per modo di dire. Un nave niente completamente, eh? Niente, niente. Se vi dico cosa sape, non ci interessa. E allora quando è così, cosa è fatta? Ora vediamo che dice Agnalona. Onde che sta dicendo? A ne vostra moglie. E per quale motivo? Ma per sentire che tu che decide. Fermatevi due qua. Chi è il capo della famiglia Miciaccio? E a voi siete? Voi cu? Mascio Agostino Miciaccio. Oh, e che vi disse poco fa Mascio Agostino Miciaccio? Disse che la cosa è fatta. E allora non c'è bisogno di altri consensi. Come dice il proverbio, dice un pollicino in giananassa, quando maggiore c'è, o minore c'è. Visto che consentite, ci porta a bella notizia, picciotto. Ma certamente, si capisce. Allora me ne vai che il picciotto aspetta con l'armo cuore. Ci può dire con Gesù problemi, che si può presentare per chi è già zitto. Una cosa però, che sa all'estero, presto, presto. Ma perché su è a prescia e ci ho salito che voscia. A tempo che si fanno le pubblicazioni su marito e moglie già. Mi saluto, ma c'è voi. Ma sentite cazzo, Petra, visto e considerato che sto picciotto è così entusiasta,
perché non lo convinci di portarsi pure a mia moglie? A così io mi levo di mezzo i piedi. Se ci arrenesci, ci regalo un paro di stivali di pelle di cani che ci hanno a durare per tutta la vita. Oh, vedete, faccia con te, anche che io sogno femmina di fare cose pendendo. Oh, è un ecodissi per offendere la sua suscettibilità. Sapete che ci dicesse che così ha rifrescato in anima nel purgatorio. Ah, sempre che babbia è, Mascia Agostino, eh? Lasciate fare a mia che la cosa è facile che si fa. O signore Vorenne, cara Zappettino, signore Vorenne. Vi saluto, Mascia Agostino. Arrivederci, grazie. Tale che ti sa, tale che ti sa, tale che ti sa, sta camara ti sa. Ti sa, ti sa, ti sa, ti sa, ti sa, ti sa, sta camara ti sa, tale che ti sa, tale che ti sa, tale che ti sa, sta camara ti sa. Tisa. Come è nato? Come venite? Voi scordaste voi? Ah, vero, sicuro. Sicuro, non è cantare. Ma va a scusare. Me l'avevo scordato. Lei già sissi che io un canto ciò. Stasse tranquillo. Usa perché? Siccome mi stai preparando per l'esame da laurea e sentendomi cantare pierdo la testa. Niente, signore, ci ripeto. Lei già sissi che io un canto ciò. Grazie tante. Un c'è di che, anzi ci chiedo scuse per le mie dimenticanze. C'è permesso? A què? A picciarsi nello cortile ha domandato permesso? Il cortile è pubblico. Avanti! A Saustino! Oh, caro razzo! Finalmente arrivò l'uscio. Carissimo Gino, assettate! Assettate! Ma allora vero Enzo come sta sapeggia la mandata Sara Fenedda? Quanto vuote, Mastro Agostino mi ciaccio a una sola parola. Disse che tua e basta. E poi non adunarsi che ti dico tu. Questo vuol dire che ti consiglio dalla famiglia. Grazie, eh? Papà, grazie assai, papà. Permettete che mi chiama così? Oh, anzi, un pretino. Ma no, volesse vedere a maggio prima. Ah, non c'è, è nisciuta. Ma io stesso. Ma cosa sei contenta Macarida? Contento io, contente tutti. E Serafina? Ti rispondo qua stessa preposizione. Ma Ida manco c'è? C'è, ma è tanticchia indisposta. E poi tu disse che è tua. Senza dote. Sì, perché a sapere tu disse che è senza dote, giusto? Sì signora, io ho dote nei canni circo. Abbastanza camalate magari senza la camisa. No, che c'entra? A camisa lave, che c'entra? A proposito, tu hai suggerito a pigli, no? Sì signore, se ci vuole bene, con tanto onore e piacere. E allora non ci sono difficoltà. Sarafina è tua. Palora di uomo d'onore. Ma io la posso vedere almeno? No, per stasera è impossibile. Domani vieni e trasinge. Ma c'è paura che poi può nascere qualche intoppo? Ma l'intoppo è intoppo! No, perché vedete, io conosco il mio carattere. Sogno buono, ma non sempre. Se dicete no ora, non ce n'è problema. Ma se mi dicete sì, io ci faccio zuppa. E dormo con il pensiero, mangio con il pensiero, vivo con il pensiero. Se poi nasce qualche difficoltà e mi devo licenziare, io divento una bestia e può finire tinta. Allora, amico mio, se c'è bestia tu scecco, non capisce niente. Quando Mastro Agostino Miciaccio si compromette di una cosa, a sua palora è palora del re. Oh! Scusatemi, papà. Non c'è di che. Te ne puoi raccurcare quattro cucina sotto la testa, va bene? Tante grazie, me ne vai allora, dato che stasera zitto non si può vedere. Domani vede, di mattina è meglio, così se c'è difetto sotto sole si vede meglio. Dopo questa parola allora stai. E qualsiasi cosa succede tu pigliatilla con mia, capisci? Sta tranquillo, eh? Ti saluto, Sant'Enrico. Dopo questa parola stai, eh? Palora di re! Vostra figlia che vi serve? Tornate assai, mamma? Un lo saccio.
Se tu mi raccoglio tu non ti pigliare pensiero che io sogno di mia frate. Ma come mi ritirati? Che vuole dire sta cosa? Ven a dire che io con questa testa disgraziata di tuo padre non ci posso più con matta. Oh, mi sono a metermone, eh? Tu possiamo in vigno. Ehi, tu fermate qua. La sala è che così sbagliata di chieda. Andate pure. Acqua davanti e vento da ria e sapone sotto i piedi. Ragioni. Non mi poteva rompere l'osso di qua giorno che incontrava a te. Buono, non ti pigliare cola, raga piccana. Con anche 15 giorni si cuttò iennero, a così te le vede mia zia i piedi. Iennero? Ma quale iennero? Di chi sta parlando? Certo, sicuro, vostra figlia è compromessa. Ma come? Ma che sei di pazzo? Oh, come ti permette di dirci pazzo a tuo padre? Mette con la nica. E con quei che è compromessa. E quei che fici compromettere. Io? E basta. Antula detta a me palora Orazio Scavonetto, un diso fungido lampionaro. E tempo quel giorno ogni cosa è fatta. Chi? Come? Quando? Queco disse. Prima va a parlare con me, su Cristiano. Ha parlato con me e basta. Io sono il babbo. E io sono la babba. E senza mi consenso. Già, già, sciariatevi cucù a parlare. Come se io fossi una pupa di pezza. Mi piglio lampionaro, ora sì. Oh, muta cortigliara, eh? A che volevi un presidente di Gran Corte? O segretario comunale? Una guardia d'aziaria? Maledetto giorno che ti mandava a Milano a scuola, che ti ingiro una testa di chiacchiere! Se mio figlio lo vuole, non c'è obbligo che si la va a pigliare. Oh, mica ti faccio ricordare la vigilia di San Giovannuzzo, eh? Usa! Ormai detta a me palora, e io non posso mancare a me palora, ah! Oh, mio figlio, manco se mi ammazzano! Se pigliassi così a tu cannalivaro! Meglio che usa entro con mento che pigliarmi a chissu! Oh, piccerina, sta attento, sai! Quanto si boia, botta di veleno! Oh, ma vale strega, va dinne che se no ti tiro! Boia! Ma perché vuoi che mi piglia a chi? Se non mi piace su lampionaro! Antura vinni a Orazio Scavonetto, ci dette a Malone che stava a maledare con te e non mi interessa niente! Stava a maledare con te, basta! E non fare sto picchio per favore, eh? Finiamo! Ah. Ho sentito il discorso, figlia! Ho sentito! È un angelo, ci vuole casa! E quando l'uomo dal per aspetto e no perfetto di... Attenzione, che non si canta! In questo cortile non si canta! Ora c'è questa nuova speculazione! Pipa in bocca, muti! Silenzio! Ammettiamo che una persona magari assediata, magari perché sente sto picchio sempre che esce da caincia e volesse cantare magari per sfogarsi, perché l'unico modo per sfogarsi è cantare, no? No signore, non si può cantare, perché caincia in sto cortile non si canta! Ma Faustino, facetemi un favore, cantate! Ma allora lei mi piglia un pupillo? No, mi piglio un pomodoro avocato. Ma va a scusare, chi sono lampioni, eh? Lampioni? E chi sono numero, eh? Numero, E allora se c'è lampione e c'è un numero, chi sono un cortile pubblico? E io canto! Facchino! Facchino ci sarà lei! Ale! Metti la crozza sopra lo candone. Poi coreoso e ci pozzi spiare, idda ma rispondio con gratolore. Che mangiare, papà? Allora che si da magari da tua madre, sì, capiamo di mangiare. Fasola, coi broccoli. Come fasola coi broccoli? La disgraziata di mia moglie, o lo sape che io sono con delegato? Ma solo a quei fruoccole! Oh! A così mi piglia una botta di colera fulminante! E muoio! O ne voglio! Ma che ne state a di uno? A di uno? A per quale santo? Mangiasci tu? Mangiavo! E a così si risponde! A finiscila con questo picchio, insomma, va! Da non sa che fare! A riguardo tutti questi imbarazzi!
che io me ne vado da a trattoria da lato a Atena Puteara, mi faccio fare due belle uova fritte e la lattuga conzata, e a così mangio. Va bene? San Giovannuzzo, voi che siete un santo miracoloso, un miracolo mi ha da fare, lo sentite, eh? Non l'ha da fare morire. Basta che ci secca solo la lingua. Che poi ci faccio una novena che se la va a ricordare per tutta la vita. Fino a quando campa. Sonia. Ah, tu sì, Serafinetta. Chi è che si è sediata? Niente, niente. Mi vuole fare maritare per forza. Che dici, te? Quanto sento? Parla, parla. Ma papà, mi vuole fare maritare per forza, con un razzo scavunietto, dito fungito, lampionaro. Entro 15 giorni. Perché tu sei sediata? C'è autoconsenso? No, e allora? Già, per Dio sono cose di niente. Non sa come mi fa. Ci detta sua parola e avessere come dici tu. E io senza di te amoro. A buono, babba. Non ci sogno io qua. E che fa tu? Forse se ci dici voglia sua figlia. Forse se dici di pettia. Non sa come può essere, anima mia. I menanni sono più nessuno sicuramente. Allora vieni per mia. Ma vi lieno. Non farà così, sangue mia. Ti pare che io non soffro questa di te, Ma che vuoi fare se non c'è più speranza? Se tu volessi, la speranza ci fosse. E qual è? Chiede che te ne già secca con me. Ma come? Senza matrimonio? In questo momento senza matrimonio, puoi pensare a Dio. Già, se puoi, tu ti stanchi di mia e mi lassi? Ah, che sto a dire manco per babbiare, manco a pensare, lo a dire manco per scherzo. E genti, che puoi non dire? Che non dire gente? Che è chi sta prima volta che tu se ne fuino e poi si maritano? Tu dimmi di sì e mi fa l'uomo più felice del mondo. Ma che saccio, Ciccino, non mi ingannare. Non parlare così, Serafinetta, non lo vedi quanto ti voglio bene. No, Ciccino, non mi convince sta cosa, non lo saccio. No, va, aspetta. Ma quando l'avessimo a fare sta cosa? A ca, ora stesso. C'è meglio che sono d'ora che se solo ne vede nudo? Eh sì, mi pa ne vedi passare. Unni, quando chiamiamo di qua la cosa è fatta. Ma come qua? Ma si capisce, la gente tutte cose può pensare. Tranne che ne vogliamo qua la tato casa. E se poi i tuoi nonni non acconsentino? No, sono gente di cuore, timorate di Dio. Tutta più, ne maritiamo quando muoiono. Tanto sono bicchierini. Sì, non mi scanto. E allora maritate il cuoraccio scavoletto e ne spartiamo per sempre. No, Ciccino, no. Allora, vieni. Vieni, ma... Mamma, che può pensare? Aspetta, Tomaggio ce la siamo due parole scritte. Terca, scrivici. Cara madre. Mi trema mano. Ammoni, niente. Sì, e se poi mi fai mi vedi? Dopo che tu pierdi tempo apposta, allestiamone. Dunque, cara madre. Me ne vado con colui che amo. Assai. Tanto che non potrei mai sposare un altro. Perdonatemi e fatemi perdonare dal padre. Vi scriverò dalla prima stazione di fermata. Capisci che sei un trucco per sviare ogni traccia. Vi abbraccio.
e mi dico sempre vostra figlia devota Serafina. Che mi sta facendo fare, Ciccino? Ora piglia, va la sedia in un posto che si vede. Sicilia sì la terra di l'amuri, tu sì la gioia di l'innamorati, che vedono di tutti i paesi, felice su di stare sempre ca. L'amore sboccia a mezzo ai giardini, di zagara d'arance e mannarini. L'amore Cacco. Siciliano. Tanti chiavi bianchi di pulita. No, se la penetra. E che per disprezzo. Ma d'ora in poi la roba di Mastro Agostino non vuole più niente avere a che fare. Perché per ciò che ti serve ci pensa tuo marito. Amore, trasi. Ti aspetta, prima di trasere in tale idea, giurami davanti a San Giovannuzzo di quel lato che mi sta tagliando, che tu mi mariti. Te lo giuro un capo l'armuzzo di mia pace che è un giuramento che ho sacco. L'amore siciliano, l'amore siciliano, di lette nano poco si picchiò. La 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 la. Non va che mi affare, ma bevere o non mi bevere. Ma vediamo, non facciamo la bella. Ma vediamo che non facciamo la bella. Salute, non va. Facciamo bevere con baracola. La salute, va bene, stati a noi. La salute. Allora, ma stai. Buonasera a tutta questa compagnia. Buonasera. Buonasera, carissimo. Come va? A posto. Perciò, si può mangiare stasera? A come si può mangiare? Capiamo. Ma abbiamo una bella trippa. Lusso, de lusso. E da solo? Con due cavolo di fasola della moglie non ne posso più. Non ne posso più. Non si preoccupa, stasera che sono accontentissimo. Perfetto, grazie. Ma si è allora. Ma se tasse cavolo sia. Mamma, fai una cantata stasera, una maglia col cuore senza... Ma deve essere con qualche tempo su qui. Ah, mamma, la vita non mi appagliare come vuoi. Ma facete una che è buona. A morire, forza giù. Questa chitarra d'accompagnamento fino a cantare sotto a sto parco. Quando vedo a te, non posso più dormire, mi viene di impazzire. Questa sera finalmente un bello piatto di trippa, ma a ricreare stasera. Amici mia, con piacere vado a fare. Capito? Siamo in una fuori. Amico mio,
Noi a disposizione siamo, però non mi mettere a prezzo. Una cosa ce la mi mettere la pignata noi. Allora che ci potremmo mettere cantate. E manco serenate, che ne pensate voi compare Pepe? Ma no, famiglia mia. Coromelo giuavamo. Va bene, e allora che me ne può. E allora ne potremmo ire. E allora ne piacciono. Che siamo mancati. Lavorare a me con te ne camare. E ne vai a ti, saluto me va. Ricordati di me una volta allora. Salute. Salute. Tanti auguri. Salute. Se ne è fatta uscire, gran magliere. Aspetta una briccia, diamo che si addormisce mai e scinno. Battista quando prese la terribile sentenza, lì sopra Sangielo stesi e prega l'onnipotenza.
lo signor Nedamito ci manna peloso fene dello santo paradiso tu angeli e di serafini. Che vuol dire questo? Ma che c'è scritto? Ma tutti i segretini e signorani del suo corteglio non lo sa leggere! Beste somare! Ma se ne fui, certo! Ma non se ne fui! E cucù se ne fui! Un nega scappavo! E poi o vedere e svedere! E ora cucù dice una cortigliana di somare! Uzzito! E ora Orazio, come ce l'ha a dire Orazio? Sogno perso! Sogno rovinato! E voi, San Giovannuzzo, che santo siete? Ma facete fare a costruire sotto l'uocchio? Prima mi facete rubare l'olio e poi mi facete rubare i cristiani! Oh, signor, non era mito! Che manna peloso fine! Ma costate cantando, ah! Comunque costate cantando? A per San Giovannuzzo? Ho il nuovo intettivo, nella vigilia di San Giovannuzzo? Ma quale vigilia? Non c'è né vigilia, né festa, né santa, né madonna! Se ne se per favore! Sta venuto una calicona di San Giovannuzzo di Marcia Cucino Scarparo? Niente! Non c'è più letania! Più santo e più buono, non c'è niente! Chi sono imbecille qualunque! Che invece di fare miracolarite fa torta! Arricampatevi, che tardo! Stai venendo! Io me ne vado! Che tardo! Cucina? Certo che chiudevo. E a stare a buddare un chiudiste? Certo che chiudevo.
E i cani sciogliste voi cani? Sì, ho messo su cosa apposta. Allora assettatevi, che oggi sono tutte sante. Ne diciamo 5 posti del rosario e poi mia mamma. Con la grazia del Dio. A nome di Dio, cominciate voi o comincio io? Comincia tu. A nome dello Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. Come sta, così sarà per tutta la Santissima Eternità. Gesù all'orto si dispone. E fare orazione. E pensando alle peccate. Sangue vero vi aiutate. A facete picciucca, mi sentite freddo. A buona signora così cacao, dolce. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Vento. Lo sento, sento. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Ma salve bene. Forse vede la finestra della cucina. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Non privarsi, stava aperta. Avarate, ma ci aggrada. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi le rimettiamo, no? Forse scruscio. Chi si è occupato per casa della cucina? Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, vero è. Su cattaccio mascola va a essere. Ma liberaci dal male, chi sei un gatto caiuto. Sapete non ne viene a ceppare, e sarà campastura. E così sia. Dio vi salve Maria, piena di grazie. O sa che ora sono? Santa Maria, Madre di Dio, sarà nulotto. Tale caloiro, facciamo una cosa. Ne diciamo solo due posti del rosario. O signor Uzzo sa che siamo vecchiari e denni, compatisci. Salve regina. Madre di misericordia. Ma chi è sto feto? Vero è. Vita, dolcezza, speranza nostra. Ma sa donne vero? Salve a te ricorriamo. A me mi pare fieto d'arso. E che c'è fuoco addomato, che c'è fuoco addomato? C'è pure che ho panato sotto. Vero è, vero è. Madonna. Ma tu sembri con suo mono così al luogo? Che scandalo che mi pigliavo. Non era voglionte. Ne stava a vedere l'arme. Ma che figlio lo doppiavo? Può essere a stura. Que! Que! Ciccino sogno! Ciccino! Ah no! Ma come si? Buono! Grazie, grazie, grazie. Nanna! Nannuzza bella! Sì, Ciccinetto nostro, Ciccinetto nostro! C'è, ma come mai vieni sta stura? A tutte le notti! Senza fare un telegramma! Ora vi conto tutte cose, quando vi tagli io primo. Oh, che siete via, destinatare di mia! Con la grazia di Dio! A chissà, Ciccinetto, con una tanticchia, sta povera vicchiaretta, manca trovare. Ma perché Nannuccia? Che vi è successo? Ma chissà, Ciccinetto. Ora, mentre diciamo un rosario, stava pigliando fuoco, con una tanticchia vera mi trovavi. Meno male che c'è la Madonnuccia. Mamma mia, ci pensa la Madonnuccia. Niente, che ci conte, si è bruciata la briciglia dei vestiti, vende. Ma possiamo stare attento con fuoco, lo senti? Ma io non ho paura, perché a me ci pensa la Madonnuccia e io mi scando di niente, piuttosto. Ma fatti tagliare, ma quanto sei bello, quanto sei goduto, taglialo, caloiro! Talia, ti ricordi Lorenza quando era picciottino? Era un marmuccio, questa cosa che tiene un vuoto. Grande Dio quanto sei felice! Ma dimmi una cosa, una famuzza? Ah, certo che la famuzza. Dopo tutto questo viaggio? Ma sicuro che avevi detto, piuttosto che ci ha mandato Vodolivi e l'ova e la sazizza e poi vi dica, un lettino tuo è sempre pronto che ti aspetta, io non l'hai scontato mai. Non annuncia, in questo momento non parlate né di mangiare e manco di dormire. Perché? Non mangi? E né di curchi? Certo che mangio il mio curco, siccome un sogno solo, vedete che è? Non c'è solo. Ma con come venisci allora? Aspetta che voglio avvisare.
Veniste con la cucina che c'è tutto? No, nonna, un mi stordite, quello potete pesare. Che tu questo niente mi domandate? Ma che ti potevo domandare noi? Che sappiamo? Che sappiamo, Mauro? Perché non ti spieghi, parla. Ma figurate. Figurare? Un menire, dottore! Dottore è nipote. Dottore in medicina e chirurgia, col massimo dei voti e la lode. Oh, bella madre, ma sarò calorico, che sogno contente, che sogno contente. Ora, queste vecchiarelle del dorame hanno tutto lo dice, possono morire tranquille. Ma davvero, dici, dicendo? A cuomo, per babbiare, tagliate casa. Chi c'è la mia di laurea, che mi regalavano amici quando non laureavo. Oh, figlio d'oro, che sia la ricchezza della nostra casa. Quando vi sta niente, che bedone, che bellezza, che galanteria, Massaro Caloiro, tagliate! Ah, buono! E piuttosto, è stato Gianello, che appare una fede di matrimonio, chi è Ciccinello? Ecco, nanna rete mia, che doveva voglio dire, perdonatemi e benedicitemi! Che ti a perdonare, che faciste? Dio mio, parla! Parla, ma tu che successe? Feci un passo grave senza domandare con consenso. E che faciste? Mi maritavo. Come ti maritaste? Ti maritaste senza dire niente a noi? Ma i tuoi nonni, chi erano gente che ti proibivano di maritare te? Anzi, la mia piacere. Cioè tu questo, sapevo che ti migliaci per non dire niente. No, nonno, non facete male pensiera. A picciotto è un angelo di bontà e di virtù. Credetemi, in capo la rumuzza di mio padre che fu vostro figlio. Allora perché ti maritaste a mocione? Senza dire niente a mio auge. Basta, ora su siete. Certo, non ce l'aveva a fare sta parte ton anni. Ma perché da mocione? Perché? Perché a zitta era poveretta e ancora mi aveva laureato. Capuolo, su siete. Che ci faccia se tu era poveretta? Tanto tutto stesso è. Perché tu, grazie a Dio, qua professione che ti ritrovi e qua dote che ha può mantenere tre mogliere. Ah, giusto, dice tuo nonno. Susi, Susi. Mi perdonate, nonno. Ah, certo che ti perdoni. E voi, nonno? Ma io avevo mezz'ora che ti perdonavo. Susi. Ma dimmi una cosa, come si chiama sta zeta? Serafina. Serafina, che bello nome. E sta vedete, Paolo Serafino di vero. Di che famiglia è? Famiglia buona, decaduta, ma persone distinte. Se vi dite come legge e come scrive, suo padre manna a studiare a Milano e ci sette 5 anni. Dimmi una cosa, Andruglionietto. Come può essere vero quello che dice? Per maritare te e bando già pieno obbligare pure qua. Come mai lo paese non se ne sa per niente? Perché? Perché ne maritavamo qua sulla chiesa e lo stato civile ancora l'ha a fare. Giusto, legge. A chiesa è tutto. Ma è stato civile quando l'ha da fare. Ora, ca, presente Wange e presente i parenti di già. Ecco perché vi disse che non era solo. Non c'è solo. Cui ne veniste? A onde supposate? A cane che c'è Lucan. A quale posare? Quale Lucanna? Sonni mi compare Turiddu che mi aspettano. Ma corre allora. Ma chiamali. Ma di persone che hanno a pensare di Wange, corre. Che fai, va chiamo un anno. E se domani, va chiamami. O vedeste come Massaro Caloiro? Quanto è bello, quanto è guaduto. Che tu sto dammelo di verso. Per stasera, Ciccinetto con sua moglie si mettono nella sua stanza. E sotto ce l'hanno a Santa Noce. E noi poi ne mettiamo l'ultimo di forestiere. Che ne pensi? Poi domani ci pensiamo a mente serena. Giusto, dici. Per mangiare piuttosto che ci ammandare. Ci potremmo dare pane e olive. A buon'ora. Non c'è sull'ova, c'è la tizza. Piuttosto prepara questa buffetta. Oh, Massaro Caloiro. Serafinetta si chiama. Oh, che bello nome, cave. Sei buona e virtuosa. Tutto santo e benedetto. Un vino piglio di chiudo di canate di buono, no? Si capisce. Thank you.
Massaro Caloio, dopo so, grapitici! Facciamoci buona pace, capisci? Scavonetto di su fungida o lampionaro casomai avesse a venire o diurno o di notte e cercasse della mia persona, ossia c'era a dire che io non ci ho lasciato mai diurno e di notte mai, mi raccomando, eh? Perché? Chi è un malo cristiano? Oh, quale malo cristiano? È uno che rompe le scatole dei corbelle. Papà, ma non cominciasse a dire sciocchezze, che ci conta queste cose? Caro Iennero, no caro Iennero, non è così. Devi sapere, caro compare, che questo mascarzone di Orazio Scavonetto, un diso fungita, che fa lampionaro, su qua volia per mogliere a mia figlia. Mia figlia pensò bene di fuorire di sposarsi con suo nipote qui presente. E ora sto cretino non è che ci sapiglia con mia figlia o con suo marito, no! Sto cretino sapiglia con mia e ogni volta punta ragione. No, cara comare, cose di paesi, certo, noi ca, ne che avemmo comodità che avete voi in città. Ma che dicite voi, comare? Tu non è paese, città, campagna. Tu sei la Finetta, permette che ti dogno del tuo nipote, vero? No, certo, nonna. Allora, qui stasera tu e Ciccinetto vi portate l'olettino. Magari io e sto vicchiarello andiamo a portare l'olettino. A cummare, cucumbare, si curcano la stanza del letto grande. Oh, cummare, a che c'entra? Io mi ci ho curcato l'olettino. No, caro compare, voi qua cummare vi curcate l'olettino grande. Del resto la biancheria oggi fu cambiata. Ma caro compare, beh, non c'è un albergo in questo paese? Ma vabbè, poco non ce la va a portare. Ma che discorso sono queste? Ci tu sta accomodamone e ne pigliamo un mozzo con niente. S'accomodi qua. Cummare, s'accomoda pure così. Piuttosto, per stasera, cara cummare, non ci posso fare certo onore. Due olive, due uova fresche, tanticchia di sosizza, cose di paese. Che ci sono problemi? È importante mangiare, caro compadre. Wow, ha cominciato a mangiare. Ciccino, ci pensi tu che io vai a aprire l'uova? Va bene, nonna, facite. Ciccino, dimmi una cosa, che professione fa tuo sogno? Tanto puoi sbagliare. Professore, professore ritiro. Allora un bravo cristiano. E perché vi ci arriate? Mamma, qualsiasi mi dice ci ha giurato, a così vi spartiamo. Ah,
ossia è professore in ritiro. Che vuol dire? Sono professore in ritiro. Impressione! Mamma, lei è un neve. No, figlio, grazie. Mi buca, mi leva subito. E poi sono scaggiata dal viaggio. E ora, appena veniamo di mangiare, andiamo tutto a curcare, senza fare tante cerimonie. Vero, Serafina? Come vuoi tu? Caro Massaro Cavoglio, caccia una rietta così fina, così bella di campagna, che aggrappo petito a così alla grande, eh? Si desidera chi ti contare, caro professore. Guardia del paese desideriamo la città, e guardia della città desidera il tuo paese. Eccoci qua. Ognuno si serve a piacere so. Prima un ingiuto a fumare. Grazie all'istinto. Poi va in mia nipotetta. Grazie. Compare. Grazie assai, eh. Grazie. E ci c'è. Grazie nonna, grazie. Buon altro, Serafino. No, no, grazie nonna, che potessi mangiare più. Non la forzi. Porti qua. Qua può abusare, cara cumare, può abusare. Allora magari con cara cumare, mi impiglio un altro, così lo lascio il buon zevito, eh? Che ne pensi? Con tutto il cuore, caro cumare. Grazie, grazie. A te, Ciccinello, ti basta uno o te ne va con un altro? Sì, ma basta. Va, nannuzza. Posate sapatella e vi venite a bere un bello bicchierino di vino con noi. Oh, mamma mia, sti mangiate così improvvisate, mi piace da così assai, caro. Ma recrio, ma manco un pranzo di quinquessenza, oh! Vive, Serafina! A me niente non ci credo, Mossetto, perché non è vero. Eh? Si dice sempre un proverbio che la cosa improvvisata è sempre più gradita. Poi c'è sto bello venello che cala solo. Sì, ma un giocato assai, Mastro Faustino. Cacao getta. Miserabile. Ti fa la conosce sempre di tutti, eh? Perché non ce ne erano potente. Sta attenta come parli. Ce n'è, non tagliano. S'ammolano sul tagliano. Eccomi. Sto vino è più grande di mio nipote Ciccino. Vieni tu vosco grande, un bottiglia, buon'arma di sua pace. Comma, non ci pensasse. No, cara comare, finiamola con questo piglio. Insomma, si è boccata da romantica, stiamo mangiando, non ci stiamo divertendo. Ragionavite, magari io ci voglio fare un brindisi a questa fidanzata. Magari voi, nonno, bevete stasera. Che c'era? A cos'è? Grazie. A che portiere? A cucinare. Casa. A salute da mia nipote e di tutta la compagnia. A salute! A salute! A salute! E ora, senza fare tante cerimonie, diamo una croccata. Così è il sangue, eh? Serafina, questa notte accomodiamo loro così. Domani, signore, si provvede. Buonanotte. 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 Compare, e così è un sicurca. A dopo. Vuole qualche altra cosa? Indifferente. Possia usa la lampada di notte. Indifferente. Se la usa un capo candelano ce n'è una candela e se la ruba. Thank you.
Abbiamo finito. Compa, onde sei venire? A stanza da un mare chi è? Ma vero, non c'è un albergo in questo paese. Ma qual albergo? Cosa va a portare? Ah, buonanotte. Buonanotte. Ci mancano le girine, eh? Ah, quale girina? Ho le scatole piene. Buonanotte. Buonanotte. Va, Florenzia, che io ci stanco, sogno. E magari io, signor Stanca, aspetta quando ci dico una Ave Maria, amato, non si può neanche accoccare. Va, Monica, stanco, sogno. E io, carico facendo così tardo, di quando ne maritamo. Vi ricordate, Massaro Caloiro? Sì, bastano i veri. Carissima e stimabilissimo San Giovanni, andiamo a capire, eh? Voi che siete ancora sciarriato con me? Non è che mi portate rancore, vero? Ci chiese perdono delle offese l'altra volta, eh? Ormai è acqua passata, eh? Io ce la do una lampa. Ci dico l'orazione, ci faccio cantare le tanie. Mi pare che come domino faccio fino a fondo. Ma possia, caro San Giovanni, mi pare che è un po' troppo conoscioso, eh? Che mi fare? Dicetemelo voi. Io ho bisogno di un devoto che sono Giovannuzzo, ma un patto però. Cana mano lava l'altra. Volendo, io avessi potuto cambiare facce mille volte, ma io non l'ho mai fatto. Ho sempre restato con voi sia. Per esempio, c'è Sant'Agostino, per esempio, come santo, che fa miracoli senza fine. Ne può negare. Ma io ho restato sempre con voi. E poi, non per levare ci merite, ma Madonna do Carmelo, ci pare picca miracolosa, ma io a quei film non ci voglio avere a che fare, ma basta già mia moglie, ma mi pare giusto di farmi strare un cuore così, eh? San Giovannuzzo, è bello parlare chiaro, così, a fratisca, o mi facete due miracoli che io vado a no? O se no, così, bello, quattro e quattro fanno otto, io mi rivolgo ad altri, va bene? Mi rivolgo ad altri, basta. Basta, a mezza parola, ne capiamo. Un ne parlammo io. Ma fare stasera? A notte di Natale? Stai morendo d'un fitto! Vedi che mi piglia la polmonia! T'avessi a vera di chi ti maligna! A costi muore! Chi siete fare?
Galivoto! Via! Andate nel vostro appartamento, va! E come duermo con mia Giulietta Cascini? Ma attaccate con la corda! Senza lenzuola, eh? E senza coperto! Calunnia e nient'altro! Vi ho lasciato due matarazza, due cuscina, due lenzuola e una cuccia, tagliati metà e metà, cucutiedu! E se che disaffacciano e ne vedono spartute, che puoi non dire, eh? Ridicolo casino! Oh, senza oggiaggiare, eh? Ma se lo faccio pure il sangue stasera, eh? San Giovannuzzo è pronto, eh? Che bua sbirro! Marciamo! Tu ripieto, eh? Vatinne! Vatinne! San Giovannuzzo, non c'è meglio occasioni! Che ci aspettate? Forza! Forza che chi sto momento giusto! Galeuto! Spera a Dio che t'hanno a sparare in questi cornicioni! Velenazzo, sbirro, Galeuto! Uomo di galera! Ridicolo! E cornicinetto! Casetini, magari! Casetini! San Giovannuzzo decollato! Pillonone, siete un baracqua! Alla faccia di mia moglie! Perfetto, perfetto. Oh, stimabilissimo compare! Ci serve qualche cosa, professore? No, no, niente, ma dico ancora a mi aspettare. Ma che saccio io? Come vedete, io sono pronto. E femmine sono sempre case longoriene. Ho solito, ho solito. Caro compare, oggi lei vedrà una comparsata che se la va a ricordare per tutta la vita. Fino a cacampa! Di che si tratta? Ecco, ho solito curioso. Non posso dire niente. Ma questa è una sorpresa. Una sorpresa per tutti. Ma poi possiamo se ne adduna. E resta qua bocca aperta. Ma che diavolo ne esce queste cose? Io, caro compare, possiamo non si pigliasse colera. Ma chi sta se ne esce dopo la funzione? Allora tutto trattenimento. Che vuole fare lei? Stasse fermo! Portale già in! No, un si usa, l'ha caputo, eh! Se ci con si usa, se la stasse servere di mia! Ora si usa così, che si trovano belle e pronte, senza che serve nulla! Ognuno si serve da sé! Dale a me! Uno arriva, dale a sé! Uno arriva, già! Buongiorno, buongiorno! Come sta? Come sta? La sposa come sta? E lo sposo, ma che bella festa, ma la mamma dov'è, la mamma come sta, arrivederci, arrivederci. Ma così si usa in città? Chissà, è l'ultima moda di Parì e London. Lei se la stasse sempre di mia, facciamo cose con decenza, insomma, va. Ma salutiamo! Ma salutalo, c'è Mastro Ora! Fallo Cesare! Oh, no, quale Cesare d'Egitto! A chi è chi che mi perseguita tutti i banni, ha una vita che mi perseguita! Non vi preoccupate, non è chi che pensate voi! Ma no! Chi è un scarparo? Portate voi le scarpe della mia moglie, eh? Sembra l'ultimo momento voi! Che per fareci una cosa pulita, Mastro Orazio! Un paio di scarpe come a chi se io le trovo manco a cosa d'un giaro! Io veramente ne capisco assai di queste cose! Quando vi dare? Vedete, Massaro Calò, se scarpe valessero 20 lire, ma perché siete possia, me ne date 18. Con patto però, con la vita di rannudo, mi raccomando, eh? Briscola! Ma troppo cavo dove vi tasti? Un momento, caro compare, mi facesse vedere un minuto. A lei, caro signore, è pazzo di catena. Pazzo sogno? E perché, signore? Vale non si è no 7 lire. Perché ci capisci voi sia che sono roba di vera? Chi ci capisce? Che ci capisce? Sentivo buono mi disse che ci capisce? Ora vieni o servo io! E allora, caro signore, in primis, una scarpa fina di femmina, avessere fatta di pelle di capretto, o tutto al più, di pelle di vutinduzzo dell'altro. E chi sa che pelle è una pelle di vutinduzzo? Chi sta? Chi sta è pelle da mamma di vutinduzzo? E poi è stato Maia! Ah già, parlo come se possiamo capisse che voglio dire.
a domani che ci pare qualche cosa da mangiare, vero? Eh? Allora facciamo una cosa, parliamo in gergo scarpinisco siciliano che forse è meglio. Giusto? Stampigna, carissimo signor calciolaio, è di un iengu turtizzo che almeno aveva 15 anni. Secondariamente sta sola a così luscia come una sacchetta di ugliolaro a forza di gira di Spagna, non è martellata. E dopo di orna che si ci cammina, ci esce la lingua che pare un formicolaro. E poi sti mascheretti, su a così muore che pare una ciglia pescata 100 anni fa. A buono se ne sente vossia. Un momento, caro signore. I nocci, si chiattelli, sono vecchi. E la soletta di sti scarpe è fatta di cartoni e non di peggi come avesse essere di dovere. Papà! Sì, figlio! Venisse qua! Sì, un momento. E continuando, si sopratacchi fanno schifo. E saperli un nene perde di chi da buona, di come avesse essere. Papà, venisse qua, ci disse, che io prescia! Subito! Perciò, caro Mascio Cacciolaio, ti sti su scarpe di 7 lire al massimo. Scarpe di fera sotto cuozzo. E quando non sape fare un calciolaio, e sa fare un farmacista. E non venisse a contare per salire. Comunino. Ma suo signore chi è Scarparo? Come? Che è un professore, un nostro professore. Ma che mi scappa di sta bocca? Ma che sa, c'è un modo come parla? Come? Che di tutto se ne intende. Che è un professore. Grosso, grosso. Troppo in terra le tali scarpe però. Basta, ma c'ho razzi. Lasciate nel gioco, la puoi aiutare dove mi hanno 8 lire. A picca su, ma sciocalò. Ossia va a dare almeno 9 lire. Buone sono. Anzi, dopo la lezione del professore, assai ve ne ci aiutano. Ma come volevo sia, che c'ha a dire? Benedicite e salutatevi tanto al professore. Sciuri, sciuri, sciuriti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. Sciuri, sciuri, sciuriti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. La 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 la. Lo sabato si sape allegratori, piato qua per bella la mucchieri, con la bella ci porta i denari, con la bella ci mori tu fuori. Sciuri, 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 ma su grazie tu, a legge qua! E così aspettava! E allora tutto a posto? Tutto tranquillo, tutto a posto! Risolto tutto! Sistemato tutte cose! Mi procuravo una cornetta, un trombone, un bombardino e altri strumenti! Buongiorno! Buongiorno! E altri strumenti! Ma di donate so! Donati! Specialmente il tamburino. E allora mezza parola, eh? Appena arrivano tutti, usina, commetati, testimoni, o altri, i bannisti si mettono davanti a porta. Stiamo attento, eh? Un zanno a fare video di nudo. Mi dica che essere una grande sorpresa. Perfetto, perfetto. Facciamo una cosa. Io ora, vedi i musicanti, tutti i strumenti, e faccio ammucciare lo finello di giusto. Ah, non ti capisci? Perfetto, perfetto. Quando sono tutte pronte, capisco tra la sera tutte, i piglio e faccio mettere allineati davanti alla porta. Preciso. Quando ossia mettono l'ok, ci credo attaccato. E attaccato. Ma un minuto, ma chi è che mi suonare prima? Ah, ha ragione. Prima a marcia reale e poi all'inno di Garibaldi. Ok, perfetto. E allora tutto a posto. Tranquillo, eh? Tutto sistemato. Tutto. Ne vediamo fra la paratura, mi raccomando. Benissimo. Va bene? Sì, sì, io ora 5 minuti più, 5 minuti meno. Non c'è problema. D'accordo, va bene. Arrivederci. A più tardi. Ne vediamo più tardi. D'accordo. Thank you.
Voi ragioniamo, voi scusate, sì, ma... e io ora ne voglio soddisfazione. Oh, sta facendo più male però, oh, non lasciate niente, ora, prendiamo il rapporto. Finisti di sparare! Sa se lei stasera fine! Ci ha domandato? Ma pua? Che è stata andagione in testa? Un cominciare a sparlare, ossia in te? Che cosa consiste sta giurera in testa? Come che vuol dire sta giurera? Ho capito che ci vuole! Ma va, levatello mascherata! Avatini, va capazzo, sì! Tu solo puoi portare un capito, vero? Io sogno di qua ci ammazzo. Oh, gnalona! Oh, Mastro Agostino! Miserabile la vannara! Tinto Mastro Scarparo. Ah, sì? Ah, così? Contenta, signora? Assassino! Aliuto! Oh, santissimo buono Dio! A ne capo dire che voglio bene a vostra figlia, ma sopportare tutto sto cotone. Iddo è su aliuto! Un minuto di pace! Sentitevi! Con lui voglio fare dentro tutte queste pettegolezze alla gente! Le pettegolezze, caro genero, mi fa idda! Insomma, ascolta mia, non ha ragione io, insomma, per annescere per il matrimonio di sua figlia con la giurera in testa! Ma ti sembra giusto? A vero è, mamma! Ma come no? Allora dicelo tu! Dicelo tu! Io ci voglio fare onore a mia figlia e a me! A buono, mamma, senza britto stesso, Ma Ida, che ne sapete di certo sanze su giale? Che ne sape? Ma niente. C'era bisogno che mi dicesse così? Mi stava scippando un occhio. Complimenti. Che emozionante. Mia suocera. Tu sei la gioia dell'innamorato. Mia suocera. Che vedono nei paesi. Felice so di stare sempre qua. L'amore svolge a mezzo nei giardini. Di Zagara. Buongiorno. Grazie. L'amore siciliano. L'amore siciliano. Che mette tanto ardore in tal cuore. L'amore siciliano. Dilette in aluminio. Buongiorno. Mortalietto. Le notte addormina. Grazie. Tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, che mette tanta ardore in tal cuore. L'amore siciliano, dilette in alo fuoco si picchiò. Oh, egregio signor sindaco, signor segretario. Buongiorno. Prego. Mia nonna. Buonasera. Mia suocera. Buonasera signor. Mio suocero. Piacere, congratulazioni. Piacere tutto mio. Buonasera signor. Congratulazioni. Mio suocero Agostino Micciaccio, professore in ritiro. E mio nonno. Gli altri mi sembra che si conoscono. Ci conosciamo tutti. Già. Ah, lei già in ritiro? Così giovane? Eh sì, sono in ritiro. Cominciato presto la sua carriera? Prestissimo, poteva avere 8 anni. Corbezzo, lei mi congratulo. E che cattedra occupava, se è lecito saperlo? Come? Quale facoltà copriva? Che materia insegnava? Ah, a seconda. Insegnava lingue. Ah, lingue! Sì signora, lingue. Vendiamo nasi, vendiamo musse. Ma vive o morte? Sì, a seconda di stagione. Potevano essere vive, morte, convalescenti. In ultimo insegnava lingue vive, tedesco, inglese. Già, inglese, danimarchese, sveziano. Va papà, così ne che è pronto.
Signor segretario, vuole favorire, signor sindaco? Ai suoi ordini. Io vado a prendere la sposa. Va bene. Va. E allora, signori, sistemammo le spose che stanno arrivando, mettiamo le belle sistemate, cana fila a cana fila già, a tre e senza fuglia, forza. Perciò, cicca, guardi cicca. Forza, forza, guardi cicca. Lei, signora, venisse qua. Quindi sta salvando. Guardi cicca. Lei si mette qua. E guarda cicca. Maestro Prazzito, musica! Attenti, articolo 130. Il matrimonio impone ai coniugi. Sul libricino di fuoco, a me mi felicitavo la vita. O vedi? Maledetto quando spormentavo. Articolo 131. Il marito è capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile di lui. Ne assume civile, il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Obbligata. Articolo 132. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze. Sostanza? La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha i mezzi sufficienti. Ti persuadi che orta, per stretta legge, ci avessi a pedare tu per me. Vattene sbrugnato, ti meritasse una risposta. Ecco, sogno femmina onesta. Ah, che con me? Niente, non ci badate, è l'emozione, emozionata. Voi, Francesco Maria Santa Paola, siete contento di prendere per legittima sposa Serafina Eugenia Miciacio? Sì. E voi, Serafina Eugenia Miciacio? Siete contenta di prendere per legittimo sposo Francesco Maria Santo Paola? Se capisce, se ne scapparo. Risponda la sposa. Sì. La diri bello forte, sì. Signor sindaco, la scusasse, ma la picciotta non è pratica. In nome della legge siete marito e moglie. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Avanti i testimoni! Allora, prima gli sposi e poi i testimoni. Abbiate la bontà di mettere una firma, una qui e una qui. Sicilia sì la terra di l'amuri, tu sì la gioia di gli innamorati, che vedono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo ai giardini, di zagara d'arance e mannarini. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardura in talo cuore. L'amore siciliano, di letti in alo poco si picchiò. Le notti a taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, che mette tanta ardura in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardura in talo cuore. Auguri!
Bella mia. Nonno. Nonno. Ciccineddu, figlio mio, vieni qua, ti abbraccio un'altra volta. Ma perché piangete, nannu? Piangio, pensando alla buona arma di tuo padre e alla sant'armuzza di tua madre, prego che avessero avuto a vederti ora da così. Figlio mio. No, nonno. Vieni qua, figlio mio. A così, sempre uniti, capisti? Due anime in un corpo, come abbiamo stato io e tuo nonno Caloiro. È benissimo! Bene, bene! Bene. Viva, bene. Gli sposi. Viva gli sposi! Viva gli sposi! È bene, vero! Bene! Ora venite qua. Venite qua perché a Maghira ringraziare la Vergine Maria. Ah, ah, va con Maria, alto là, sti signori prima hanno un altro dovere da fare. Permettete, facetemi un poco di largo, venite con me. Che vuole fare, compagno? Allora se ne addora, amonente. Venite qua, venite. Allora, Wauce ha denocchiato per qua. Ma che significa? Obbedisci, figlio. Vabbè. E allora tu, figlia, a quella da raccomandaste quando pigliasti la fuca per non essere abbandonata in balia di te stessa? A San Giovannuzzo decollato. E tu, caro mio genero Ciccinello, davanti a cui ci promettiste alla qui presente mia figlia Serafina quando venne fuiste voi che l'avesse maritato, matematicamente? A San Giovanni decollato. Ti prego di ridere, che è una cosa seria. E allora cava a mentire davanti a San Giovannuzzo per chi dove fece un miracolo e là da ringraziare. Allontanati di tutti. Vedi che vi scanno a tutti. A che minchia sta facendo? Se tutti se no ti scanno pure a te. Largo che sparo. A che sparare, venga qui. Chi era questa persona? Chi era, signore? Questo era Orazio Scavunnetto, deso fungito Lambionaro. È un mascalzone. Signor sindaco, lo dovete far arrestare. Ma che arrestare, lasciatelo ire. Un povero pazzo era. Giusto e basta, facciamo festa. Rosalia, va piglia i confetti. Arrivo subito. Congettina, non ne sei? Congettina, piglia i dolci. Sì. E tu Adelina, sì, va sì. Piglia i liquori e distribuiamo queste cose, forza! Ecco, prego. Grazie. Alla salute! La salute degli sposi, auguri! Auguri, auguri, auguri! Auguri! Ehi! Che successe? Che fu con ma Mari? Ma dov'è tu? Oh, madonna mia! Ma che successe, oh? Come fu? A con Mari Lona! A con Mari! Per mangiare su un confetto! Ci stava satando mezza lingua! Ci cade in terra? No! Quale in terra? Ma un po' parlare! 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 San Giovannuzzo decollato, santo miracoloso! E io volevo fare l'offesa! Che ave, professore! Che mi disse che a sua moglie ci cadì mezza lingua. Un santo e manco può parlare. Miracolo spettacoloso, San Giovannuzzo decollato. Miracolo. Pazzito, mascio pazzito. Sonammo, forza con la banna, sonammo. Forza Pecciotti, dammo c'è sosta. Forza Pecciotti. Ehi,